Ciao a tutti amici interisti, bentornati nel mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Sono qui questo pomeriggio per commentare e decifrare insieme a voi le parole di Marotta rilasciate all'emittente DAZN proprio poche ore fa e cercare di capire quello che sarà il mercato dell'Inter da qui in avanti. Allora, le parole di Marotta sono: mi aspetto una stagione aggressiva, ricca di determinazione, di ambizione, di coraggio e voglia di fare. Vogliamo conquistare trofei e posizioni. Queste sono frasi importanti che dovrebbero rasserenarci un attimino, dovrebbero farci capire che comunque Marotta ha intenzione di allestire una squadra competitiva per vincere. Per vincere cosa? Lo scudetto, sicuramente un obiettivo, la Coppa Italia, la Supercoppa italiana, la Champions sicuramente si proverà ad andare avanti quanto più possibile, ma partiremo dalla terza fascia e non sarà semplice. Ma la cosa importante è questa: state sereni tifosi nerazzurri. Il succo di questa frase è: state sereni tifosi nerazzurri perché noi cercheremo di vincere trofei. Questo dovrebbe lasciarci un po' più tranquilli, soprattutto dopo le ultime vicissitudini. Poi si parla del ritorno di Lukaku, che è stata un'occasione da non perdere perché chiaramente era un obiettivo importantissimo, a determinate cifre, prestito di 8 milioni, dopo averlo ceduto l'anno prima a 115 milioni, quindi un affare di mercato, un'operazione di mercato che ha dell'incredibile, che non si è mai vista negli ultimi decenni nel calcio. E soprattutto, ripeto, a queste condizioni economiche molto favorevoli, in un momento in cui l'Inter proprio non può uscire chissà quanti euro per i giocatori. Parlando di questo, si rifà al discorso anche di Dybala, perché Dybala dice Dybala è un ragazzo serio, un professionista, ma noi eravamo e siamo a posto in quel reparto. Come dicevo, una volta che si riprende Lukaku e si ha Lukaku, Lautaro, Correa, Dzeko, sì, Dybala poteva essere quel giocatore che ci dava quelle caratteristiche in più, quell'estro, quella fantasia, poteva essere utile, senz'altro, ma era necessario? No, era necessario Lukaku, quel giocatore che magari in una partita delicata, difficile, dove la palla non vuole entrare, te la mette dentro e ti risolve la partita anche 1-0, invece di pareggiarla, come magari è successo in alcuni momenti delicati della stagione scorsa, che ci hanno tolto parecchi punti e non ci hanno permesso fondamentalmente poi di vincere lo scudetto. E poi parla di Brenner. Ausilio lavorava da mesi su questo calciatore, ma i nostri condizionamenti legati agli equilibri economici finanziari non ci hanno permesso di giungere a conclusione. È sfumata un'opportunità, ma fa parte del gioco. Queste frasi cosa vogliono dire? Brenner era l'obiettivo numero uno dell'Inter. L'Inter stava aspettando le uscite di Pinamonti, Sanchez, possibilmente di Skriniar, la grossa operazione, quella che doveva portare una liquidità importante all'Inter, per andare su Brenner. Ricordiamo ancora Lazaro, Dalbert, giocatori che devono uscire, sono esuberi. In un momento in cui l'Inter non può fare offerte ufficiali perché mancano i soldi, la cessione dei giocatori diventa importantissima per andare dal Torino e presentarsi con liquidità e fare un'offerta ufficiale. E allora, per questo l'Inter non aveva ancora bussato al Torino. Cosa è successo poi? La Juventus ha venduto De Ligt, come sappiamo tutti, 70 milioni più 10 di bonus. La Juventus si è catapultata sul Brenner dopo che era corteggiato e si era trovato l'accordo già con il giocatore, con l'Inter, da gennaio. E quindi, diciamo, l'Inter è rimasta spiazzata. Marotta è rimasto spiazzato da questa, diciamo, improvvisa azione della Juventus, e ha chiesto uno sforzo economico importante a Zhang per anticipare i tempi. Quindi ha detto: Zhang, dammi questi soldi, facciamo un'offerta ufficiale per Bremer, cerchiamo di portarlo a casa perché è l'obiettivo numero uno dell'Inter, sia per il presente, qualora soprattutto Skriniar dovesse essere ceduto, ma soprattutto per il futuro dell'Inter, perché un domani, quando Devrai magari l'anno prossimo in scadenza di contratto non rinnova, abbiamo già il sostituto in casa che è un signor giocatore. Questo, ripeto, questo sforzo si sarebbe fatto solo per l'obiettivo numero uno dell'Inter, quello che veramente era voluto fortemente da tutta la società, da tutto l'ambiente, ovvero Bremer. Una volta sfumato Bremer, i tifosi ora insorgono e diranno: ah, ma perché non prendiamo buona parte di quei soldi che stavamo offrendo per Bremer e li dirottiamo su Milenkovic, ad esempio, e lo portiamo a casa? Perché l'Inter non ha più questa necessità di affrettare i tempi. In un momento, ripeto, di difficoltà economica finanziaria, dove dobbiamo sempre raggiungere i 60 milioni di attivo di mercato entro il 30 giugno 2023, se noi facciamo un'offerta di 15-20 milioni, ad esempio, per Milenkovic, e ancora non è uscito nessuno, non è uscito Pinamonti, non è uscito Skriniar, ci mettiamo in difficoltà.
Perché qualora poi non dovessero arrivare offerte importanti per i nostri giocatori e dovessero restarci sul groppone, noi siamo costretti a pagare gli stipendi a questi giocatori, quindi non possiamo abbassare il monte ingaggi, che è un altro degli obiettivi da raggiungere entro il 30 giugno 2023. Non possiamo sicuramente fare altro mercato e restiamo, insomma, invece di, al momento siamo a zero, non abbiamo speso fondamentalmente granché perché tutti gli acquisti che abbiamo fatto ce li siamo già ripagati, perché li abbiamo fatti o a zero o ce li siamo ripagati con la cessione di qualche giovane primavera come Di Gregorio, ad esempio, e un altro che ora non ricordo. Ma è chiaro che non possiamo andare sotto adesso, dobbiamo andare sopra, dobbiamo guadagnare qualcosina in questo momento. Anche perché se puta caso arriva un'offerta per Skriniar e si raggiungono già un attivo di 60 milioni adesso, più magari Pinamonti, altri 20 e siamo a 80, possiamo formulare un'offerta di 20 milioni, ad esempio, per Milenkovic. Ma qualora non arrivassero offerte così importanti né per Pinamonti né per Skriniar, e arrivasse un'offerta, ad esempio, di 10 milioni, 5 milioni, quelle che sono per De Vrij, e l'Inter decidesse di vendere De Vrij, non possiamo andare a spendere facilmente 20 milioni, 25 milioni per un giocatore, per un difensore, perché chiaramente la cifra che è entrata è molto più bassa, quindi si andrebbe eventualmente a prendere un prospetto a zero, magari un De Nyer nazionale belga che è svincolato, che guadagna anche poco, con decreto crescita lo potremmo prendere veramente a pochissimo. È un giocatore affidabile, non è un super giocatore, ma bisogna, cioè l'Inter sta cercando di capire quanto può ricavare dalle cessioni, quali e quante saranno queste cessioni, e quando hai i soldi nelle mani, pensare di o andare su prospetti magari più desiderati, come può essere un Milenkovic, spendendo magari qualcosina in più perché se lo può permettere, oppure questi soldi non ci sono, e allora andiamo su prospetti a zero, cercando di allestire una rosa competitiva. Questo è il succo della situazione. Quindi, cosa ci aspettiamo? Io mi aspetto in primis, perché oggi è uscita una notizia. Paratici ha sondato nuovamente il terreno per Bastoni. Quindi Paratici, dirigente del Tottenham, allenato da Antonio Conte, ha chiesto informazioni per Bastoni all'Inter. Io mi aspetto che in questi giorni verrà formulata un'offerta ufficiale per Bastoni. Chiaramente nessuno di noi vuole cedere né Bastoni, né Skriniar, né Barella, né i nostri top non li vorremmo cedere, ma lo dobbiamo fare. Ragazzi, uno deve uscire, altrimenti questi 60 milioni di attivo di mercato non li raggiungiamo. Quindi Skriniar no, e quello no, e quello no. E allora, se arriva un'offerta per Bastoni, il sacrificato sarà Bastoni. Se arriva un'offerta per Skriniar importante, il sacrificato sarà Skriniar. Il primo che riceverà un'offerta importante tra questi due giocatori, secondo il mio punto di vista, andrà via. E poi da lì si sbloccherà il mercato in entrata dell'Inter. Niente, ragazzi, io concludo qui il video. Spero di essere stato chiaro, di avervi spiegato il motivo per cui l'Inter non si sta affrettando ad acquistare Milenkovic solo per fare felici i tifosi scontenti dalla situazione Bremer, ma sta attendendo il momento opportuno per cercare di capire quali siano gli acquisti più giusti da fare. Va bene, ragazzi, vi saluto, vi mando un grosso bacio e sempre tiè a tutte le cucche.